Siamo in diretta. Buonasera Yuri. E Ciao, ciao a tutti. siamo molto emozionati questa sera perché siamo nel giro di pochissimi giorni, anzi neanche di un giorno, siamo riusciti a organizzare questa diretta con un ospite molto importante. Lo faccio subito entrare. Buonasera Jarno Trulli, grazie Ciao a tutti. di essere con noi. Buonasera. Allora, direi che il nostro ospite di stasera non ha bisogno di nessuna presentazione perché chi segue il nostro canale conosce molto bene il tuo nome. E io partirei subito con il motivo per cui è nata questa intervista. Noi stiamo cercando, e questo lo svelo anche ai ragazzi che ci stanno seguendo. Dalla nostra partecipazione a Minardi Day quest'estate, stiamo cercando di realizzare una serie di video sulla storia della Minardi. E quindi, tramite anche chi è in Minardi, e lo ringraziamo, grazie Alberto, stiamo cercando di avere un po' di contatti con chi è stato in Minardi. E appunto, tu hai cominciato proprio la tua carriera in Formula 1 con la scuderia di Faenza. Nonostante pochissimi chilometri di test, hai cominciato proprio con la Minardi. Puoi raccontarci quell'esperienza, come l'hai vissuta? Beh, innanzitutto devo ricordare che insomma, il mio debutto è stato un po' inaspettato, visto che provenivo dalla Formula 3 tedesca, avevo appena fatto il campionato tedesco di Formula 3, solo un anno e mezzo di Formula 3, e quindi avevo molta poca esperienza, provenivo direttamente dal go-kart. Avevo vinto il campionato di Formula 3 tedesca e nei piani c'erano apparentemente di emigrare in Giappone a fare la Formula Nippon, o quella, come si chiamava, la Formula 3000 giapponese, quindi non mi aspettavo una chiamata in Formula 1. Poi grazie a Giancarlo e a coloro i quali lavoravano in Minardi, e anche grazie a Briatore, insomma, mi è arrivata all'ultimo momento questa chiamata per debuttare con la Minardi. Giustamente, come dicevi tu, avevo pochissima esperienza alle spalle, e in più abbiamo fatto molti, molti pochi test inizialmente, quindi per me è stato un po' un trauma il debutto in Formula 1. Però devo dire, mi sono trovato subito bene con la squadra, ho lavorato bene per cercare di, insomma, di recuperare il tempo perduto, e soprattutto a Faenza ero presente e quindi cercavo di capire com'era la Formula 1 e ciò che mi serviva. Però dopo qualche Gran Premio ho cominciato, dopo aver macinato dei chilometri, dopo qualche Gran Premio ho cominciato a far molto bene. Ok, senti, allora torniamo un attimino indietro adesso con la tua carriera. Come è iniziata la tua passione, diciamo, per le corse? E se avevi magari un idolo da bambino, qualcuno che seguivi, non so, qualcuno che avevi il posto in camera, qualcosa del genere? Credo di essere nato da una famiglia proprio di corridori, o comunque di chi aveva la passione per le gare nel sangue, perché la mia famiglia, sia mia madre che mio padre, erano grandi appassionati. Mio padre si dilettava a fare gare di go-kart e mia madre lo seguiva, e io ricordo già da bambino che ero portato già sulle piste di go-kart la domenica a seguire un po' i divertimenti della famiglia, quindi respiravo benzina e Certo. profumo, per me era profumo di gomme sin da bambino, e poi ho iniziato così per scherzo con il kart, e via via sono andato avanti. La prima volta che, una delle prime volte, anzi, che il tuo nome è balzato in testa nelle gare di Formula 1 è stato il Gran Premio d'Austria 97. Magari per te non è un gran bel ricordo, probabilmente, visto come è finita, però puoi raccontarci più o meno come hai vissuto quella gara. Ma sapevo innanzitutto che era la mia ultima gara in Formula 1, perché non avevo futuro. Correvo con l'allora Prost Grand Prix. Quel weekend era iniziato bene perché la macchina con quelle gomme Bridgestone si sposava molto bene su quel tracciato. Tant'è vero che, insomma, già dalle prove libere ero là davanti.
Poi purtroppo in qualifica ho avuto un problema, è scoppiato il motore e direi che insomma l'opera d'arte l'ho fatta già in qualifica perché sono dovuto saltare sulla T-car e mi sono dovuto inventare un giro e ho piazzato la macchina subito al terzo posto. E quindi già quella è stata una gran bella prestazione. Poi complice un po' di fortuna, pronti via, sono sfilato secondo e già alla fine del primo giro sono passato primo perché ricordo che Häkkinen ha avuto un problema alla macchina e si è fermato prima Sì. del traguardo. Quindi ho fatto i miei primi 37 giri in testa senza grossi problemi, la macchina andava molto bene, le gomme andavano molto bene. Poi ho cominciato avere un po' di problemini con il motore finché poi sono rimasto a piedi, mi ha abbandonato il motore Honda e così è andato in frantumi un po' il mio sogno di poter vincere una gara o comunque il mio primo podio e tutto il resto. Per fortuna, insomma, con quella gara sono anche riuscito bene a mettermi in luce, a dimostrare il mio vero potenziale, sebbene poi non ho più corso durante quell'anno, c'erano ancora altre tre gare, io sostituivo Olivier Panis, che poi è rientrato nella gara successiva, quindi io sono rimasto a casa a guardare e a sperare, però quello mi è valso poi, diciamo, un contratto per gli anni successivi, sempre alla Prost. Quindi comunque te hai iniziato in Minardi e già pronti via, praticamente hai battuto il tuo compagno di squadra più esperto, Katayama. Poi c'è stata l'occasione con la Prost per l'incidente di Panis, anche lì a sprazzi però comunque hai dimostrato di valere e ti sei guadagnato il contratto con Prost per i 2 anni successivi. I 2 anni successivi però sono stati un pochino, insomma, la Prost non era quella del 97, quindi c'è stata un po' di difficoltà. Quindi raccontaci un po' questi 2 anni con Prost e poi l'unico bagliore, diciamo, di quei 2 anni lì, se così si può dire, il podio in Europa 99 con il grandissimo duello con Barrichello negli ultimi giri. Ma con la Prost è stata una bella avventura, sebbene poi abbiamo visto tutte le problematiche che c'erano, perché insomma era un team che fino a quel momento si era basato su delle macchine che ereditava dalla Benetton, quelle che erano magari le macchine di 2 anni prima, quindi come base era un'ottima base. Però poi dal 98, cioè dall'anno in cui poi sono arrivato io, perché io ho debuttato nel 97, però poi dal 98 come pilota Prost, la Prost ha cominciato a produrre, a costruire le macchine internamente, da lì insomma ci sono stati grossi problemi, tanti problemi di affidabilità, di competitività, quindi sono stati 2 anni molto, ma molto difficili, sia per me che per Panis, dove sicuramente insomma andare a punti era un'impresa. Ci sono riuscito in entrambi gli anni, nel primo anno a Spa durante quella gara pazza dove c'è stato un grosso incidente al primo giro, siamo dovuti poi ripartire, chi aveva la T-car e io in quel caso avevo la T-car sono potuto ripartire, sono arrivato insomma con le mani e con i piedi alla fine in fondo alla gara dove ricordo ancora l'incidente tra Schumacher e Coulthard. E poi, insomma, quello è stato, diciamo, il gran premio dove sono riuscito a portare almeno un punticino a casa. E l'anno successivo, come dicevate, il gran premio forse più bello è stato quello che ho corso al Nürburgring. Anche lì, non avendo una macchina all'altezza, mi sono dovuto inventare qualcosa io con la strategia, perché avendo corso in Germania, conoscendo bene il tracciato e soprattutto la meteo, insomma, ho approfittato, c'era il tempo un po' incerto, aveva cominciato a piovere, partivo decimo, non è che partivo tanto avanti. Lì c'è stato un po' di incertezza, io ho preferito restare fuori con l'umido gomme slick, tutti sono rientrati, così mi sono ritrovato là davanti a tutti, ho fatto un pit stop in meno e ho approfittato di quell'occasione per poter arrivare in fondo con una gran battaglia negli ultimi 10 giri con, credo fosse Barrichello che appunto aveva Sì. rimontato e con una macchina nettamente più veloce sono riuscito a tenerlo dietro per poter insomma salire sul podio. È stata una battaglia dal primo all'ultimo giro, complice le scelte giuste, un po' di fortuna, ancora una volta sono riuscito a portare un bel risultato a casa. A quei tempi insomma, era molto difficile, anche perché ricordo che solo i primi sei andavano a punti. E
Lì si parlava di squadre come Ferrari che dominava assieme alla McLaren, e poi c'erano comunque altre squadre insomma piuttosto forti. Arrivare a punti era già un'impresa. E in queste prime domande stiamo appunto un po' ripercorrendo i passi della tua carriera. E parlavamo della stagione 98 in cui la Jordan aveva ottenuto due vittorie, l'anno precedente ne aveva avuta una, appunto, nel corso degli anni, e poi anche nel 99 aveva avuto due vittorie, nel 98 una, e nel 2000 appunto ti sei trasferito alla Jordan, ma i risultati con la AJ10 non sono stati quelli dell'anno precedente. Com'è stato un po' questo cambio di scuderia e anche un po' il rapporto con Eddie Jordan, che era un personaggio particolare, diciamo? Guarda, io nel 2000, quando sono passato alla Jordan, speravo vivamente di aver fatto il passo giusto e di trovarmi nel posto giusto, perché nell'anno precedente Frentzen era arrivato secondo nel campionato del mondo piloti, vincendo diverse gare, quindi insomma ritenevo che fosse una macchina, un team per far molto bene. In effetti c'erano i presupposti per far bene, però purtroppo ancora una volta mi sono ritrovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato, perché entrambi, sia io che Frentzen, in quei due anni abbiamo sofferto grandi problematiche, non tanto nella competitività della macchina. La macchina era estremamente competitiva e veloce, soprattutto sul giro secco, ma in gara aveva due grossi problemi. Uno era l'affidabilità, la macchina era veramente molto molto poco affidabile, e seconda cosa, aveva grossi problemi con il posteriore, di usura delle gomme, quindi facevamo pochi giri e poi entravamo in una sorta di spirale che ci portava insomma a tornare indietro. Però con la Jordan ricordo che feci mie prime file, se non sbaglio ce ne fu una a Monte Carlo assieme a nel 2000 a Schumacher, sì, dove io poi ero secondo e si è rotto il cambio. Poi l'altra prima fila la feci, credo, lo stesso anno, nel 2000, a Spa-Francorchamps, dove al pronti via venni centrato immediatamente da Jenson Button nella prima curva. Quindi oltre ad avere insomma poca fortuna con l'affidabilità, ho avuto anche qualche sfortuna un po' di troppo, però un po' parte delle gare. Su Button, guarda, credo che Yuri abbia qualcosa da chiederti, vero? Mi ha dato un assist proprio per la domanda successiva, che era quella che ti volevo fare. Mi ricordo proprio in quegli anni, diverse volte con Jenson Button ho avuto un po' qualche screzio, insomma Button che era all'esordio in Formula 1, mi ricordo anche, riguardando le gare, qualche tua espressione un po' colorita nelle interviste post-gara. E poi, dopo i due anni nella Jordan, te lo sei ritrovato come compagno di squadra in Renault. Quindi raccontaci un po' questo rapporto un pochino burrascoso con Jenson. Ma no, di la verità non è stato un rapporto burrascoso, è stato solo, io credo, degli incidenti sfortunati, perché per ben due volte Jenson mi è venuto addosso, due gare consecutive, che appunto era una Spa, poi siamo andati in Stati Uniti, anche lì al primo giro credo che fossi quarto e mi è venuto addosso al primo giro e ho terminato lì la gara, però poi me lo sono ritrovato in squadra. Tra l'altro Jenson lo conosco da lungo tempo, persona straordinaria, un ragazzo realmente a posto, quindi non ho avuto alcun problema a ritrovarmi in squadra e andare d'accordo con lui. Chiaro che però gli anni precedenti, per due gare consecutive, mi ha centrato la prima curva da dietro, chiaro che ero un po' alterato, però nulla da dire per quanto riguarda Jenson, perché è stato sempre, devo dire, pilota corretto, persona squisita, bravo ragazzo, insomma. Sì, anche perché poi la scuderia Renault è quella con cui hai ottenuto la vittoria a Monte Carlo. In quell'anno eri, nella prima parte di stagione almeno, eri anche più veloce di Alonso. E poi cosa è successo? C'è stato un po' uno spartiacque in quella stagione che ha
un po' incrinato anche cos'era, quello che era il rapporto con la Renault. Ma io, insomma, ero al mio terzo anno in Renault, dopo i primi anni molto difficili, che tutti ricordano, grossi problemi con la macchina, affidabilità, insomma, abbiamo attraversato momenti piuttosto duri, però ho lavorato bene, ho fatto crescere la macchina e l'ho portata fino al 2004, in cui avevamo una macchina piuttosto competitiva. È chiaro che ci scontravamo contro una Ferrari che era praticamente imbattibile, su 18 gare ne ha vinte, se non sbaglio, 15. E però, insomma, avevamo una macchina abbastanza competitiva. Per tutto l'arco del campionato sono sempre stato davanti a Fernando, ad Alonso, quindi ho vinto la gara a Monte Carlo, feci la pole position, feci l'altra pole position a Spa, feci una serie di podi tra Barcellona, ora non ricordo quanti, insomma, andava tutto molto bene, però ad un certo punto, quando era il momento di rinnovare, insomma, decisi di non rinnovare perché, insomma, c'erano delle cose che non andavano, ora non sono più a rimangare, e da lì, insomma, i rapporti si sono incrinati e da quel momento in poi, insomma, le cose non sono andate più bene, quindi ricordo ancora che non finì neanche la stagione perché capii che all'interno di quella squadra non ero più il benvenuto, e allora tolsi le tende e andai direttamente in Toyota, dove tra l'altro avevo già firmato per gli anni successivi. Soffermiamoci un attimino sulla vittoria a Monte Carlo, pole position, vittoria, e raccontaci un po' l'emozione, magari qualche aneddoto su quella vittoria. Ricordo il tuo compaesano Gianfranco Mazzoni in Crele Cronaca, che all'ultimo giro era visibilmente emozionato a commentare la tua vittoria, quindi raccontaci un po' quella giornata. Mi sembra di vedere anche la Gazzetta del giorno dopo dietro di te. Sì, sì, proprio lì dietro di me. Beh, è stato un weekend intenso, come insomma ci si aspetta a Monte Carlo. In più abbiamo capito ben presto che la macchina su quel tracciato era particolarmente competitiva, date le caratteristiche, perché aveva una macchina con una grande trazione, baricentro molto basso, riuscivamo a girare con distribuzioni di peso molto differenti, che erano molto vantaggiose su quel tracciato, quindi si rivelò una macchina più competitiva su quel tracciato di quanto lo fosse stato in altri, e quindi ci ritrovammo davvero io e Fernando ad essere là davanti a tutti. È chiaro che tutti avevano visto che io ero molto veloce, tutti si aspettavano la mia pole position, ma chiaramente a Monte Carlo non lo sai mai, quindi insomma, da una parte c'era la percezione che si poteva far molto bene, dall'altra la pressione di dover insomma fare la pole position e di poter andare a vincere la gara. Però c'era anche l'altro problema, che era il mio compagno di squadra, che si chiamava Fernando Alonso, che insomma era già molto molto forte già allora. Fece una bella pole position e poi niente, ci fu la prima parte di gara dove io avevo, credo, 5 kg in meno rispetto a Fernando, qualcosa come uno o due giri che non andavano a mio favore, quindi nella prima parte di gara sapevo che avrei dovuto, insomma, aprire il gap, e non mi è stata facilitata la cosa perché dopo le prime battute di gara ci fu una safety car, quindi il gruppo è stato ricompattato, il gap che avevo aperto è stato annullato, ho dovuto rifare tutto da capo e ho molto poco tempo a disposizione, molto pochi giri. Sono riuscito in quella prima impresa quindi a fare il primo pit stop e riuscire di nuovo davanti. A quel punto però il team mi ha avvertito che ancora una volta Fernando aveva due giri in più rispetto a me, e quindi sono stato costretto di nuovo, insomma, andare all'attacco e a riaprire il gap. Riaprendo questo gap, chiaramente misi molta pressione su Fernando, che era alle mie spalle, che sapeva che dovevo attaccare, cercando di recuperare questo gap. Chiaramente Fernando prese qualche rischio in più e insomma poi andò a sbattere sotto il tunnel, e da lì la mia gara praticamente fu, insomma, un po' in discesa, perché Fernando era l'unico, diciamo, diretto avversario che avevo fino a quel momento, visto che sia poi Schumacher, Montoya e tutto il resto erano molto più staccati, quindi tutti ricordano poi gli ultimi
pochi giri, 10 giri alla fine, dove Button mi ha seguito come un'ombra, ma in effetti ero io che lo controllavo e cercavo semplicemente di non commettere errori e di arrivare fino alla fine. È stato un gran premio tra i più lunghi della storia, perché ha sfiorato quasi le 2 ore, perché abbiamo avuto diverse safety car, e quindi sapete, in qualsiasi momento ci può essere l'errore, sarebbe stato un peccato dopo così tanti sacrifici, così tante, insomma, battute d'arresto, buttare al vento un così grande risultato. È stata una bella soddisfazione, un ottimo weekend coronato appunto da questa vittoria, che poi mise anche tra l'altro fine alla mia avventura un po' in Renault, perché non ero l'uomo che doveva vincere, però è andata così, è andata bene per me e ho dimostrato a tutti, insomma, di essere capace di poter fare quelle imprese. Ne avrei potuto fare delle altre, ma nelle gare successive, ma le cose sono andate male. E chiaramente poi c'è stato il passaggio l'anno successivo in Toyota, e qui volevo riallacciarmi a un episodio che noi abbiamo raccontato in un video sul nostro canale, diciamo il primo video che è diventato virale, che era il racconto del Gran Premio degli Stati Uniti del 2005. Qui la Toyota era stata protagonista praticamente per tutto il weekend, perché c'erano stati diversi problemi agli pneumatici che avevano portato all'incidente poi di Ralf Schumacher. Però tu avevi la pole position in quella gara che poi ovviamente, come tutti sanno, si è svolta senza i gommati Michelin. Quanto è stato difficile rientrare ai box sapendo che partivi in pole position dopo il giro di ricognizione? Ma guarda, gli Stati Uniti è stato un altro di quei gran premi dove sono sempre andato fortissimo e non sono mai riuscito a salire sul podio. Sono arrivato sempre, credo, 3 volte quarto, e addirittura in questa gara qui, dove partivo in pole, non abbiamo neanche corso. Purtroppo non c'erano le condizioni per fare la gara, brutto da dire, soprattutto da ammettere quando eravamo lì. È stato un duro colpo per gli appassionati dell'automobilismo, per gli appassionati americani che sono venuti a guardarci. Purtroppo non c'erano proprio le condizioni, abbiamo provato in tutti i modi con i team, con la federazione, con gli stessi produttori di gomme, la Michelin, di cercare di trovare un'alternativa, ma purtroppo il rischio era troppo alto. Sapevamo che c'era questo problema e quindi purtroppo non abbiamo potuto competere. Questo è un po' il bello della diretta, nel senso che siamo andati lì convinti di poter correre, di avere le gomme, insomma, a posto, e invece una volta sul posto ci siamo resi conto che le gomme avevano un problema strutturale, e quel momento lì il rischio era troppo alto. Avevamo già visto il giorno precedente cosa era successo al mio compagno di squadra, ha fatto un gran bel botto, per fortuna è andata bene, però nessuno se l'è sentita di prendersi questo rischio per la gara della domenica. Un gran peccato, soprattutto una gran brutta figura con gli appassionati americani. Senti, raccontaci un po' dell'avventura in Toyota, perché comunque la squadra nel primo anno, nel 2005, quando sei arrivato tu e Ralf, avete fatto la macchina era discretamente competitiva, avete fatto diversi podi e anche, insomma, anche in Indianapolis, come detto, potevate anche vincere. Gli anni successivi invece un pochino la situazione è un pochino peggiorata, e fino a, diciamo, arrivare al 2009, quando la vettura è ritornata competitiva, e forse anche senza la Brown che si inventò quella cosa del coniglio del cilindro, diciamo. Esatto, magari forse potevate essere lì davanti a tutti. Ecco, cosa secondo te non ha funzionato nel team Toyota? Perché comunque il budget c'era, il team c'era, i piloti c'erano, però è mancato cosa è mancato secondo te? Ma guarda, sono arrivato in Toyota a fine del 2004, dopo, diciamo, aver lasciato la Renault, e la macchina, quella del 2004, non era competitiva. C'era un ottimo motore, un'ottima base di motore, ma telaisticamente la macchina non era a posto. Mentre nel 2005 devo dire che la macchina è partita davvero bene, soprattutto nelle prime gare la macchina era nata molto bene, avevamo un bel pacchetto motore 10 cilindri che spingeva bene, e la macchina
che devo dire nelle prime gare ha funzionato piuttosto bene, eravamo diciamo competitivi e probabilmente secondi o terzi solo dietro la Renault e la Red Bull, quindi una macchina che io consideravo in quel momento molto competitiva. Io credo di aver fatto 3 podi nelle prime 4 gare, tra l'altro arrivando secondo come primo podio per la Toyota nel Gran Premio della Malesia. Poi siamo andati in Bahrain e sono di nuovo arrivato terzo. Non mi ricordo se secondo o terzo. Secondo. E poi credo a Barcellona di nuovo sono saliti sul podio. Quindi, sì, eri secondo nel mondiale dietro Alonso praticamente. Ero secondo nel mondiale con Alonso, quindi io ricordo di aver avuto una macchina nella prima parte di stagione molto competitiva. Il problema è che a quei tempi si sapeva che fatte le prime 4 gare si tornava in Europa e tutti portavano un pacchetto di sviluppo sulla macchina dopo aver visto le prime 4 gare. E lì, a mio avviso, è mancato lo sviluppo durante la stagione, soprattutto al rientro delle prime 4 gare. Da lì abbiamo cominciato un po' a perdere terreno, i grandi team come Ferrari, come McLaren, insomma, e piano piano si sono fatti sotto e ci sono stati davanti. Però è stata quella macchina, a mio avviso, è nata molto bene e non è stata sviluppata a sufficienza durante l'anno. È stato un grande peccato perché il pacchetto motore telaio, devo dire che erano nati bene, quindi ricordo ancora con grande simpatia le prime gare, i primi podi, la facilità con la quale si riuscivano a fare certi risultati, insomma, speravo in grande perché vedevo una squadra che comunque era partita bene, che aveva, credetemi, tutto per far bene, sia a livello tecnico che a livello economico, però purtroppo poi credo che siano mancati gli uomini per poter fare lo sviluppo, soprattutto a livello aerodinamico. Quindi quella è stata un'opportunità, a mio avviso, persa, quella del 2005, perché la macchina era nata bene. 2006-2007, purtroppo, io l'avevo detto subito che la macchina non era competitiva, erano stati commessi degli errori, e in più poi è subentrato il motore V8, e il motore V8 purtroppo non è mai stato competitivo, è stato anzi quello che purtroppo ci ha fortemente penalizzato, soprattutto con la macchina del 2009, che era una macchina davvero eccezionale a livello telaistico, aerodinamico. Due podi, anzi 3 podi, scusa, nel 2009. Era una gran macchina, a mio avviso, sebbene avesse... Allora, a livello telaistico, devo dire, veramente ottima, aveva delle caratteristiche tecniche eccezionali, sebbene molto strana, perché, ancora ricordo, era una macchina che funzionava davvero bene in alcune situazioni e davvero male in altre. Tant'è vero, basta ricordare che Toyota 1-2 in Bahrain in qualifica, io in pole position e Timo Glock a fianco a me, e invece la gara successiva andavamo a Monte Carlo, io mi fregavo le mani e siamo partiti ultimi e penultimi, stessa macchina, insomma. Quindi, come potete vedere, era una macchina davvero molto strana, che però aveva delle grandi qualità, cioè c'erano dei circuiti dove andava molto forte. La problematica di quella macchina, a mio avviso, è sempre stata, lo sapevamo tutti, insomma, era la pecca del motore. Il V8 Toyota non è mai stato all'altezza degli altri motori. Sì, erano alcune piste dove andava veramente forte, mi viene ad esempio il Gran Premio di Suzuka, dove, se non sbaglio, poi si è arrivato in seconda posizione dietro Vettel davanti a Hamilton. Sì, anche sì, una lunga battaglia con Hamilton lì in Giappone, perché avevamo questo sistema di partenza che nel 2008 funzionava benissimo, nel 2009 invece perdevamo costantemente delle posizioni, io partivo secondo e già sapevo che la prima curva mi ritrovavo dietro, e feci tutta la gara attaccato a Hamilton per cercare di passarlo, finché proprio nell'ultimo stint siamo stati molto bravi, bravissimi i meccanici al pit stop, dove insomma siamo riusciti a passarlo durante il pit stop perché eravamo più veloci, e poi siamo finiti secondi dietro a Vettel. Intanto ne approfitto per ringraziare tutti quelli che ci stanno seguendo, siamo quasi 800,
qui con gli spettatori tra YouTube e Twitch. Alcune delle domande che abbiamo raccolto prima, cioè ieri, e che continuo a vedere riapparire ogni tanto in chat, riguardano il fatto che poi con il tuo passaggio alla Lotus, dopo di te non c'è più stato nessun italiano in Formula 1 per parecchio tempo, fino a Antonio Giovinazzi, che anche lui quest'anno purtroppo non ci sarà più. Cosa ne pensi di questa carenza di piloti italiani in Formula 1 negli ultimi anni? A cosa è dovuta secondo te? Beh, qui bisognerebbe aprire un capitolo piuttosto grande, però non sta a me, credo, affrontare questo tema. Insomma, non è facile trovare dei piloti prima capaci e poi soprattutto crescerli, dargli una mano, aiutarli. È diventato ormai un business arrivare in Formula 1, perché con i costi che ci sono e con questo sogno che cercano di vendere, insomma, è diventato un business anche per la Formula 1 avere dei piloti lì. E chiaramente avere dei piloti italiani non è sempre facile, soprattutto se poi non si aiutano già dalle categorie minori. Anche perché poi si è passati dagli anni 90, dove ce n'erano, dove c'era praticamente la metà della griglia in alcune situazioni, a piano piano a scendere con i vari sponsor che se ne sono andati man mano. Beh, sì, poi è chiaro che si parla sempre di epoca, c'è stata l'epoca, insomma, dove c'erano tantissimi piloti italiani. Ora purtroppo negli ultimi anni, a parte Giovinazzi, dopo di me Fisichella e Liuzzi, c'è stato un grosso vuoto, e ora vedremo in futuro. Vabbè, comunque un pilota giovane che potrebbe crescere c'è, ed è proprio tuo figlio Enzo, Jarno. Parlaci un po', com'è il rapporto con tuo figlio? Cioè, sei di quelli che gli dà consigli, che lo segue, oppure lo lasci fare e cerchi, insomma, che faccia la sua strada? Ma, dire la verità, Enzo è uno che ascolta molto, quindi il fatto che io gli sia vicino e che passo passo lo aiuti e gli do dei consigli, credo che l'abbia fatto crescere tantissimo, soprattutto nel passaggio dal kart alla macchina. Nel kart non ci siamo espressi, non ci siamo neanche, di la verità, dati più di tanto, perché è un mondo molto cambiato e che non ha più i valori importanti. Nel passaggio invece alla macchina le cose sono cambiate tanto. Enzo è cresciuto soprattutto come pilota, come ragazzo, e poi è riuscito anche meglio a capire tutte le diciamo tutte quelle impressioni e quei giudizi che gli davo precedentemente, perché a differenza del go-kart la macchina è completamente diversa, insomma, si riesce a dare molto più aiuto al pilota, molti più input, e si riesce a far crescere le cose, il pilota, in maniera più veloce, anche dato il fatto che comunque con la macchina si lavora in maniera molto intensa anche al simulatore, che io a casa assieme a Enzo abbiamo fatto un grosso lavoro di simulazione sin dai tempi della Formula 4. Infatti lui è saltato subito in Formula 4, subito è andato forte, ha subito vinto il campionato, pur avendo pochissima esperienza, pur avendo fatto pochissimi chilometri, pure è andato subito forte. Quindi vuol dire che il lavoro che stiamo facendo assieme sta dando i suoi frutti. Certamente, certamente speriamo che la parabola sia verso un futuro brillante. L'anno scorso ha vinto il campionato di F4 di Abu Dhabi, se non sbaglio. Sì, Io l'avevo seguito qualche gara, sì. Parlavamo prima delle tue prestazioni in qualifica, dove anche secondo molti dei commenti che leggiamo, molti hanno scritto, adesso non riesco ad andarli a recuperare perché mi compaiono e poi vanno via subito, sono troppi, molti hanno scritto Jarno Trulli più forte sul giro secco, e in effetti in una classifica del sito della Formula 1 dei piloti migliori sul giro secco ti troviamo al nono posto assoluto. Quanto questo ha inciso poi anche sulla tua carriera, si vede, e in rapporto anche a questo volevo chiederti se il fatto che tu rendessi di più in qualifica
date le pole position che abbiamo negli annali, che in gara, e dalle gare alle gomme scanalate che potrebbero essere state un limite al tuo stile di guida? Ma guarda, è un tema grande e anche forse complicato da far capire, perché io, ahimè, ho vissuto l'epoca delle qualifiche, dove si facevano le qualifiche decidendo già la strategia per la gara. E quindi spesso e volentieri capitava che quando avevi una macchina che non era nei primi 5 o nei primi 6, essere davanti settimo, ottavo, nono e davanti al tuo compagno di squadra, quindi nei primi 10, e aver già dovuto decidere per la strategia della gara, era praticamente quasi un problema per chi era invece undicesimo, come spesso capitava ai compagni di squadra miei. Questo è il primo problema. Il secondo problema era che le qualifiche che facevamo noi non erano qualifiche come quelle di una volta di Senna, Prost o quant'altro, perché già ti decidevi con quanta benzina dovevi andare. Allora, sai quante qualifiche, quante pole position, per esempio, io ho perso solo per una questione di benzina? Tantissime. Questo io lo potevo sapere solo dopo la qualifica, soprattutto in gara, quando vedevi, quando gli altri si fermavano e dicevi, cavolo, ho più benzina, ho imbarcato più benzina di loro per la qualifica. E vabbè, e poi c'era l'altro problema, vissuto sempre nella mia epoca, che era quello delle gomme scanalate, delle gomme che non hanno nulla a che vedere con le gomme da gara, e che erano gomme, soprattutto nei primi anni, dove la caratteristica principale era quella di dover essere un pilota cattivo, aggressivo, che doveva distruggere le gomme. Le gomme funzionavano in questo modo: avevi a disposizione un giro da qualifica, dopodiché facevi 6, 7, 8 giri dove tu dovevi distruggere le gomme per poterle riportarle a slick, e da lì avevi ancora 4-5 giri a disposizione prima di poterti fermare, fare il pit stop e cambiare le gomme e di nuovo fare lo stesso procedimento. Essendo stato io sempre un pilota molto pulito e estremamente sensibile e gentile sulle gomme, chiaramente io ero quello che aveva più problemi di tutti, ho sempre sofferto su questa problematica. Tant'è vero che l'anno in cui hanno introdotto la regola dove non si cambiavano più le gomme, si facevano con un treno di gomme tutta la gara, quell'anno lì, sempre con le gomme scanalate, io sono andato molto forte. Sì. Quindi purtroppo, certo, non posso dare la colpa alle gomme, perché un pilota deve essere un pilota e si deve adattare sempre alla macchina e alle caratteristiche che ci sono. Però sicuramente io ho fatto parte di un'epoca dove la gomma, insomma, è stata decisiva in un certo tema. Era un fattore importante, certo. Fattore importantissimo. Poi siamo tornati con le slick, tipo nel 2009, e sono tornato di nuovo a essere forte, sia in qualifica che in gara. Tant'è vero che, insomma, in Australia sono partito ultimo, sono partito dalla pit lane, sono arrivato terzo, per dire. Ne ho fatte di gare eccezionali. Però, purtroppo, insomma, la gente, in molti, si ricordano come quello che andava forte in gara e in qualifica e meno in gara. Però torno a dire anche una cosa, che se i miei colleghi erano meno bravi di me in qualifica, questo non è un problema mio, questo è un problema dei miei colleghi. No, nel senso, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, penso, perché te hai praticamente battuto tutti i compagni di squadra con cui hai corso. Le prestazioni in qualifica, sì, ma comunque anche in gara spesso ti trovavi comunque con problemi meccanici e magari non riuscivi a concludere la gara, però comunque i risultati sono sotto gli occhi di tutti, insomma. Però voglio sapere, nella tua carriera, con quale vettura ti sei trovato meglio? E poi volevo sapere se c'è mai stato niente, non c'è mai stato niente con la Ferrari, neanche un contatto, una telefonata, un qualcosa nella tua carriera. No, con la Ferrari non c'è mai stato nulla, perché comunque io ho corso durante l'epoca Schumacher, insomma. C'era un problema tedesco in quel periodo. Quindi non c'è stata mai stata l'opportunità. Di macchine, guarda, io devo dire che ricordo da guidare, per dire, sul giro secco una macchina veloce come era quella, la Jordan del 2000, era davvero micidiale, era una macchina che a gomme nuove davvero si riusciva a tirar fuori delle prestazioni incredibili. Poi purtroppo quella macchina dopo due giri affondava, però da guidare era davvero eccezionale, mi sono divertito davvero tantissimo. La Renault del 2004 è stata una buona macchina,
Certo, non a livello della Ferrari, anzi eravamo lontani dalla Ferrari, però era una macchina molto competitiva. E poi ricordo bene la Toyota inizio del 2005 e la Toyota del 2009, perché sono macchine che comunque bisogna ammettere che in determinate circostanze erano competitive. Avevano le loro pecche, perché purtroppo erano macchine non complete nel loro package. Cioè la 2009 mancava di motore, aveva una gran bella aerodinamica, meccanicamente era una macchina fatta molto bene, era una macchina competitiva, però quando poi si parlava di velocità massima e di piste veloci pagavamo sempre tantissimo. La macchina del 2005, la Toyota, è stata un'ottima macchina per iniziare. Se avessimo sviluppato quella macchina lì con quel progetto, secondo me avremmo potuto fare un gran bene, perché ricordiamo tutti, ero secondo in campionato dopo 4 gare, insomma, quindi vuol dire che la macchina andava forte. Eh già. Allora, noi abbiamo ancora qualche domanda nostra, poi lasciamo un po' di spazio alle domande della chat, quindi chi vuole fare una domanda se le prepari un attimo, perché adesso non le stiamo leggendo perché abbiamo le nostre qui, ma fra poco arriviamo anche da voi. Allora, io ne ho due un po' particolari, uscendo un po' dalla storia. Ovviamente sei stato ambasciatore dell'Abruzzo nel mondo correndo in Formula 1. Noi abbiamo raccontato sul nostro canale qualche mese fa di quando invece era la Formula 1 ad arrivare in Abruzzo, perché si correva il Gran Premio di Pescara, che è stato anche nel calendario nel 1957. Immagino che tu conosca questa storia. Volevo chiederti, che tra l'altro il Gran Premio di Pescara ancora ad oggi la pista più lunga su cui ha corso la Formula 1 in un calendario ufficiale. Quanto importante secondo te per un pilota conoscere la storia della un pilota di Formula 1 conoscere la storia della Formula 1 e i protagonisti del passato? Quanto incide poi anche su quello che fa in pista? Conoscerla non lo so quanto sia importante, ad essere sincero. Credo che sia interessante per un pilota conoscerla, perché almeno ha un'idea di ciò che è successo, di ciò che è il passato, di ciò che è la cultura magari di quel paese, di quella gente, in merito a quello che stai facendo. Sebbene devo dire Pescara abbia avuto questi grandi appuntamenti, eppure devo dirvi che c'è stata una grande cultura, sì, ma poca tradizione, nel senso che insomma non è stata cresciuta e tenuta in alto abbastanza forte. L'abbiamo tenuta in alto grazie a me, grazie a Gabriele Tarquini, grazie a Liuzzi, però abbiamo avuto anche poco, devo dire, dalla nostra regione, anzi ben poco. Sebbene gli appassionati siano stati sempre tanti, grandi sostenitori, però insomma purtroppo viviamo in un mondo che è quello del motorsport, dove alla base di tutto c'è il sostegno economico a livello di budget per poter andare avanti e affrontare le categorie minori. Questo purtroppo ne sto soffrendo tutt'oggi anch'io con mio figlio, con il quale troviamo tante difficoltà per andare avanti. Tra l'altro, grandi protagonisti abruzzesi, non dimentichiamo Gianfranco Mazzoni, che è voce della Formula 1, anche lui abruzzese. Ma guarda, gli abruzzesi in Formula 1 ce n'erano tantissimi, sì. Non solo Gianfranco, ce n'erano altri, ora mi sfuggono i nomi, però insomma eravamo in tanti. Senti Diana, allora, un'ultima domanda da noi, poi lasciamo lo spazio. Avevo ancora una io che non ho scritto, però fanne una, allora, tu, una io, poi lasciamo lo spazio. Una io e una poi Andrea, e poi lasciamo una due parole sulla Formula 1 di oggi. Come hai visto te il duello tra Verstappen e Hamilton nell'ultima stagione, e cosa ne pensi secondo te cosa succederà nel 2022, se come dicono ci sarà qualche vettura che col cambio regolamento, magari come nel 2009, potrebbe trovare qualche buco e trarne vantaggio. E insomma, due parole insomma sulla Formula 1 dell'anno scorso e di quest'anno. Ma la stagione 2021 è stata una bella stagione da seguire, con grande battaglia tra Mercedes, Red Bull, Hamilton, Verstappen, due grandi piloti, due grandi team che si sono sfidati fino alla fine, fino all'ultima gara, non senza polemiche, nel quale non voglio neanche entrare,
Peccato che purtroppo sia solo uno a vincere, perché devo dire la verità, avrebbero meritato entrambi il mondiale per come hanno guidato, per quello che ci hanno fatto vedere, per le grandi battaglie. Per il 2022 è una bella domanda, perché c'è un cambio epocale e quindi bisognerà vedere chi interpreterà meglio, soprattutto inizialmente, le macchine, perché partire bene è importantissimo. Il campionato è vero che è molto lungo, ma oggi come oggi il budget cap che impongono ai team insomma, una spesa limitata per quanto riguarda lo sviluppo potrebbe in qualche modo poter pesare sia sulla partenza sbagliata di qualche team, ma anche pesare su quei team come ad esempio Mercedes, Red Bull, si sono dati battaglia per tutto il 2021 fino all'ultima gara. Questo significa che probabilmente, forse, potrebbero pagare un po' lo scotto per il mancato sviluppo iniziale della vettura 2022. Questo è un po' il punto interrogativo che molto presto sarà svelato. Certo, allora io volevo fare un piccolo gioco, dato che so che sei appassionato ed esperto di vini. Se tu dovessi paragonare Lewis Hamilton, che arrivato a una certa età continua a regalare prestazioni incredibili, a un vino, con quale vino lo paragoneresti? Beh, ora fare paragoni è una domanda un po' complessa, forse. Ma Hamilton ormai è un pilota di grande esperienza e l'abbiamo visto anche quest'anno, che ha saputo tenere in vita il campionato nella prima parte grazie alla sua esperienza, poi nella seconda parte decisamente con una macchina superiore. Verstappen invece ha saputo essere quel giovane aggressivo che ti aspetti e che chiaramente non molla il colpo, è stato bravissimo sempre a approfittare di ogni piccola opportunità. Ora paragonare due vini è veramente molto molto difficile. Diciamo che l'Hamilton è il vino quello più invecchiato, ancora buono, in ottimo stato, mentre Verstappen è sicuramente il vino giovane che senti di gran carattere e che di fronte davanti a lui ha ancora una grande, delle buone annate. Allora, lasciamo spazio a qualche domanda dai nostri utenti. Salutiamo anche gli amici di Flop Gear che ho visto comparire poco. Yuri, scegli una domanda che... Allora, pilota con cui ti sei trovato meglio, com'era ad esempio il rapporto con l'altro italiano Giancarlo Fisichella? Che è il suo compleanno oggi, quindi tanti auguri, tra l'altro. Ah, auguri a Giancarlo. Giancarlo, grande, grande persona, grande amico. E, sai, io lo conosco praticamente, siamo cresciuti assieme. Sin da quando avevo 8-9 anni abbiamo praticamente battagliato assieme dalla mini kart fino ad arrivare in Formula 1. Giancarlo per me è stato un grande fenomeno. Io ricordo sin da bambino che spesso e volentieri magari mi mettevo lì alla rete a guardarlo guidare alla pista d'oro di Roma, perché era un gran manico. Quindi mi fa piacere che realmente abbiamo fatto una carriera assieme, perché vuol dire se l'abbiamo fatto perché siamo stati grandi entrambi. Poi persona stupenda, piacevolissimo, c'è stato veramente sempre un ottimo rapporto tra me e Giancarlo, sebbene poi in pista sappiamo tutti che ognuno deve prevalere sull'altro, ma fuori dalla pista davvero grandissimo rispetto. Vedo un'altra domanda che riguarda un po' anche quella che è stata la tua carriera post Formula 1, che riguarda la Formula E. Tu sei stato nei primi anni in cui c'era questo campionato, com'è la Formula E, come pensi che si sia evoluta? Tra l'altro aggiungo io a questa domanda di Massimo. Devo essere sincero, non l'ho seguita più tantissimo, anche perché io ho avuto le mie visioni, credo di aver fatto anche un errore a entrare nella Formula E. Credo che sia una categoria a sé stante. Nel motorsport rappresenta una parte di quella categoria che sicuramente è la massima espressione a livello tecnologico di una macchina elettrica, che però oggi ha ancora grosse limitazioni purtroppo tecniche
Quindi poter spingere quelle macchine oltre, credo che per il momento non ci sia tanto margine. Basti pensare che un motore elettrico è molto piccolo, è un'efficienza pari al 98-99%. Lì il lavoro è tutto da fare solo ed esclusivamente sulla gestione delle batterie, dell'energia, scusatemi, e lo sviluppo delle batterie. Ma sulle batterie oggi sappiamo che sono tre i grandi costruttori e lo sviluppo della batteria è costosissimo ed è anche molto pericoloso, perché bisogna farlo in laboratori, c'è il rischio esplosione, nello sviluppo della batteria ci sono insomma tanti componenti estremamente costosi che non sono a disposizione di tutti. Quindi, a differenza, diciamo, di una Formula 1 che è molto meccanica, tecnologica, sì, ma legata all'aerodinamica, alla ricerca dei materiali, sì, ma è un mondo ben diverso, nel quale però vedo ancora grosse problematiche nel vero e proprio sviluppo. Allora, senti, avevo visto una domanda nella chat, ora non so se Andrea riesce a riprenderla. Vediamo se la recupero. La chiedere io, perché ancora dopo 13 anni c'è questa diatriba e mettici te una pietra sopra, cioè noi sappiamo già la risposta, però lo vogliamo sentire detto da te. Brasile 2008, e l'ultimo giro, Hamilton vince il mondiale con Glock che viene passato all'ultima curva, in tanti ancora oggi sostengono che Timo l'abbia in qualche modo fatto apposta, quando in realtà sappiamo tutti che lui era con gomme slick, tra l'altro te eri nelle stesse sue condizioni e avete nell'ultimo giro fatto esattamente lo stesso tempo, quindi dici te... No, praticamente cosa è successo? Un vero e proprio colpo di fortuna, credo, per Hamilton in quel caso lì, perché noi in Toyota avevamo preso questa decisione di rimanere fuori con le gomme slick, la pista era bagnata, sembrava quasi che non dovesse più piovere, stava praticamente quasi asciugando, finché proprio, se ricordo bene, nell'ultimo giro, nell'ultima parte di pista è ricominciata a piovere, e poi ho rivisto le immagini successivamente, insomma, Timo era là davanti... ha dovuto lasciar passare tutti in praticamente in due curve. Stessa cosa è successa anche a me, insomma, purtroppo sono quelle cose davvero che il diavolo ci mette la coda. È chiaro che è impensabile, però purtroppo è andata proprio così. Allora, prendo questa domanda di Giovanni: che ne pensi dell'abbandono dei test, che fino ai primi anni 2000 erano fondamentali per lo sviluppo della vettura e per la crescita dei talenti? Questo è stato un duro colpo soprattutto per i giovani, però dall'altra parte, ecco, la politica della Formula 1 è quella di cercare di abbassare i costi per essere sostenibile. I budget di oggi sono nettamente inferiori a quelli di una volta, quindi oggi si predilige sempre di più far le gare e annullare praticamente i test. Da una parte fare le gare forse si dà più spettacolo, si dà la possibilità da casa di vedere più gare, anche se sinceramente 23 sono davvero tante. Dall'altra però non ci sono più i test. I test servivano tantissimo allo sviluppo della macchina, all'affinamento del pilota, a trovare e poter dare possibilità a piloti giovani di girare e migliorarsi. Oggi tutto questo non c'è più. Insomma, sì, chiaro, se fai... tre weekend di fila sempre la gara, quando li metti i test, giustamente. Purtroppo ai miei tempi si girava una settimana in pista per i test e una in pista per le gare, ci si alternava più o meno così. Oggi praticamente si va solo per le gare, i test non ci sono più, ci sono quei, non so, due settimane, massimo tre, inizio il campionato e poi basta. Questo, ripeto, è un peccato soprattutto per i giovani. È molto difficile, insomma, anche per i team puntare sui giovani, perché, sai, il giovane vuoi sempre comunque vederlo all'opera, provarlo su una macchina. Durante i test è eccezionale, anche perché ai miei tempi, insomma, si utilizzavano due macchine, su una si utilizzava il pilota ufficiale, sull'altra magari mettevi il pilota giovane e capivi subito, insomma, di che passo era fatto. È successo anche per me la stessa cosa. Oggi tutto questo non c'è più ed è sempre difficile trovare, cercare piloti giovani, sceglierli. Tante volte purtroppo poi le scelte vanno su altri interessi. Certo, allora Yuri è un attimo mutato perché...
i figli stanno prendendo il sopravvento del microfono, quindi te la faccio io la prossima. C'è questa domanda interessante, che ne pensi del fatto che i team radio siano diventati troppo invasivi nei confronti dei piloti? Sembrano radiocomandati, non sarebbe meglio limitarli? Adesso noi li sentiamo spessissimo durante le gare, però chissà quante cose non abbiamo mai sentito che sarebbero state sicuramente molto più interessanti nell'epoca in cui non venivano trasmessi. Cosa ne pensi? Ma le comunicazioni tra pilota e team ci sono sempre stati. Ora è vero che da un po' di anni per questa parte queste comunicazioni vengono poi rese note, insomma anche in TV. Cosa dire? Non lo so. Per noi piloti era importante, fondamentale, perché durante la gara ci si parla, si capisce. Comunque una gara di Formula 1 oggi, ancora di più di prima, è una gara, insomma, si gioca su una scacchiera e quindi ogni mossa è importante capirla da fuori quanto da dentro, e quindi la comunicazione è importantissima. Poi quelle che sono le comunicazioni radio messe a disposizione degli appassionati, insomma, non lo so, a me poco conta, per me. Esatto. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi prendo una delle domande che sta rimbalzando di più, che è l'unica che non ti abbiamo fatto sul tuo percorso in Formula 1, cioè l'ultima parte, l'esperienza in Lotus. Qui la domanda è: una scelta azzeccata oppure no? Però più in generale, come fu quell'esperienza che poi si concluse nel 2011? Ma guarda, quella è stata una pessima esperienza che non avrei dovuto fare, perché... venivo, insomma, 2009 ero in Toyota, avevamo fatto un'ottima stagione, mancava davvero poco, insomma, per poter vincere la gara, le gare, mancava poco. Toyota non sapeva ancora se continuare o meno, mi avevano dato conferma che se avessero continuato in Formula 1 sarei stato della partita, e quindi all'ultimo momento Toyota mi ha comunicato che non avrebbero più continuato con il progetto Formula 1. E da lì mi arrivò un'offerta con tante promesse, sai, quelle storie lì, abbiamo bisogno di te, un pilota con dell'esperienza, dobbiamo sviluppare la macchina. Non l'avrei dovuto fare, in effetti sono saltato su, e subito dopo ho capito che quella non era l'arte per me, perché in effetti non avevano bisogno di me, non c'era nulla che io potessi fare per loro, perché loro non avevano nulla per poter sviluppare la macchina, tant'è vero che sebbene avesse un contratto anche a lunga scadenza, sono stato io stesso a dargli l'opzione di rimpiazzarmi, perché non volevo più guidare quella macchina lì, e ero lì a far nulla, continuavo solo a fare l'elenco delle cose che non andavano, che dovevano essere messe a posto, ma che purtroppo il team non aveva né le risorse né le capacità per poterle mettere a posto, quindi non mi sono né divertito né tantomeno mi sono espresso in quegli anni lì, e né potevo dare il mio contributo, perché c'era ben poco da fare, quindi certo. È stato sicuramente un errore. Che anche vedendo come era andato il 2009 con la Toyota è un gran peccato, perché sicuramente potevi ancora dire la tua in un team. Sì, ma si entrava in un'epoca, io l'avevo già capito da un pezzo, in un'epoca in cui purtroppo cominciavano i team a scarseggiare e se ne sono andati pian piano tutti. Honda, Toyota, BMW, Bridgestone, sono saltati tanti team e sono entrati molti piccoli team che purtroppo, ahimè, tutt'oggi magari cercano di rabbattarsi, e quei piccoli team cercano di arrivare alla fine della stagione e portare a casa quattro soldi, e spesso e volentieri oggi ci sono le scelte dei piloti che, ahimè, portano sponsor, e quindi è lì che poi va a cadere la scelta di un pilota o l'altro. Questo sì. È stato sempre parte integrante di un sistema come quello della Formula 1. Però la Formula 1, quella vera, deve essere fatta, ed è fatta purtroppo solo dai costruttori, perché i costruttori devono dimostrare la capacità nello sviluppo dei materiali, dei motori, della macchina, eccetera, eccetera. I team piccoli contro un costruttore faranno sempre fatica, e non sono loro quelli che possono combattere, diciamo, ad armi pari con un costruttore per un mondiale di Formula 1. Allora, vai.
C'era una donazione, ho visto, Andrea. Sì, da Andrea, un mio omonimo. Volevo chiedere cosa ne pensi, intanto grazie Andrea per la donazione, volevo chiedere cosa ne pensi dell'avvento della BMW negli anni 80 e soprattutto 2000, quando correvi tu, e se ci sarà un loro possibile ritorno secondo te. Un saluto da Pescara, quindi abbiamo pure un tuo conterraneo. Ciao Andrea, salutami Pescara. La BMW ha avuto un glorioso passato sia prima negli anni 80 e poi successivamente quando ero io in Formula 1, un gran bel motore, BMW era presente con una bella formazione, un gran bel team, hanno vinto delle gare, hanno fatto molto bene, anche quando erano con Williams, insomma con Ralf Schumacher e Montoya avevano una gran bella macchina. Io credo che possano rientrare, anzi io lo spero per la Formula 1, perché come mi lego ci sono tre motori alla fine, mi lego a quello di cui ho appena parlato. Una Formula 1 purtroppo può essere solo fatta da costruttori, un team minore, un team piccolo, un privato farà sempre fatica e non sarà mai all'altezza. Gli unici grandi veramente che possono fare grandi cose sono quelli della Red Bull, che non fanno macchine ma fanno lattine di Red Bull, ma che devo dire si sono strutturati, hanno una grande capienza economica e si sono strutturati tecnicamente per poter fare grandi cose. Soprattutto sono stati bravissimi perché hanno capito che senza una partnership motoristica non sarebbero andati mai da nessuna parte. Hanno fatto una grande partnership con la Honda e soprattutto si sono assicurati i motori Honda anche nel momento in cui la Honda ha deciso di uscire fuori. Questa è stata una grandezza, una scelta incredibile da parte di un team, ripeto, che non è un costruttore di Formula 1, che non è un costruttore di macchine. Esatto, è vero. E a proposito di costruttori, prendiamo quello italiano per eccellenza. La Ferrari negli ultimi anni ha avuto delle stagioni molto altalenanti, se non proprio disastrose, come la 2020. Cosa ne pensi di questa evoluzione che sta facendo il cavallino rampante, soprattutto con una coppia di piloti adesso, direi, secondo me, ben assortita come Leclerc e Sainz? Allora, innanzitutto è bene ricordare che purtroppo la Formula 1 vive di epoche. C'è stata l'epoca in cui la McLaren ha dominato, c'è stata l'epoca in cui la Ferrari ha dominato e oggi ci ritroviamo nell'epoca in cui la Mercedes ha dominato da quando ci sono queste cose. E la Ferrari non è che è andata malissimo, la Ferrari in più di un'occasione ha sfiorato il mondiale, lo ha fatto con Alonso, lo ha fatto con Vettel. Negli ultimi due anni hanno avuto un po' più di problemi, però devo dire che nell'ultimo anno, a parte Mercedes, a parte Red Bull, che sono stati nettamente un gradino sopra gli altri, la Ferrari comunque ha mostrato segni di miglioramento, soprattutto sapendo che non hanno investito molto nella stagione 2021, proprio perché insomma si aspettano o sperano di poter fare bene nella stagione 2022. Ora, detto questo, non significa che la 2022 ci dobbiamo aspettare una Ferrari sicuramente competitiva, al top e vincente. Lo speriamo, certo, ma non è facile, non è detto, perché la Formula 1 è difficile, non è facile, non sai mai da un anno all'altro come possano andare le cose. E soprattutto ricordo a tutti che nell'epoca dell'ibrido di queste Power Unit, la Mercedes ha stravinto e dominato in lungo e largo. Quindi ci dobbiamo aspettare sicuramente una Mercedes di nuovo competitiva il prossimo anno, e speriamo di vedere una Ferrari di nuovo sulla cresta dell'onda. Senti Iano, una bellissima domanda che ho letto in chat, che ora non riesco più a ripescare. Ti avessero chiamato in Ferrari per fare il compagno di squadra di Schumacher, il secondo pilota Schumacher, che cosa avresti risposto? Ma guarda, poi è sempre difficile fare domande così, perché devi sapere in che condizioni sei, dove sei, cosa fai. Certo. Dire di no alla Ferrari credo che sia difficile. Io non ho mai avuto paura, io mi sono scontrato con tutti. Io ricordo a tutti, io ho avuto compagni di squadra come Jenson Button, è diventato campione del mondo. Alonso. Fernando Alonso è diventato campione del mondo. Frentzen è arrivato secondo nel campionato del mondo. Cioè, ditemi voi, io non è che... Ralf, certo. Ralf, anche lui. Non è che me li sono scelti i compagni di squadra, anzi, me li sono andati a scegliere con quelli giusti, perché era l'unico modo per dimostrare che io andassi forte, perché se non hai la macchina, l'unico modo per dimostrare di andare forte è andare più forte il tuo compagno di squadra, non hai altre alternative.
Allora, ti facciamo un'ultima domanda, poi ti lasciamo andare. Intanto cominciamo già a ringraziarti. È una domanda che anch'io mi sono perso perché ne sono arrivate tantissime, però la trovo interessante. Per chiudere, cosa ne pensi delle piste su cui corre la Formula 1 oggi e qual era il tuo circuito preferito all'epoca su cui gareggiare? Ma io quando correvo andavo stranamente sempre forte, fortissimo su quelle tre o quattro piste dove puntualmente insomma mi trovavo più a mio agio. Poi non è detto che facessi il risultato, però andavo forte. Tipo la gara della Malesia, un circuito molto tecnico e fisicamente molto molto duro. Non so, il Bahrain, Spa-Francorchamps, Suzuka, Monte Carlo, insomma, tutte piste piuttosto tecniche dove a me insomma piaceva andare forte, sono sempre andato piuttosto forte. Però per dire a Spa insomma è riuscito a fare un buon risultato, sebbene fossi stato più di una volta, sono partito credo due volte in prima fila e entrambe le volte non ho fatto la prima curva, credo, o tre volte in prima fila, due volte alla prima curva sono uscito fuori, insomma. Jarno, grazie mille. Tra l'altro non tutti lo sanno, ma detengo anche un altro record, quello che ha avuto più ritiri in assoluto al primo giro. È vero, sì, avevo letto di questa cosa. Grazie per avercelo confermato. Non è un gran record purtroppo da avere, però riguardavo delle gare che erano su YouTube la scorsa settimana, non so. Gran premio del Canada, pronti via, faccio 50 metri, si rompe il semiasse. A Monza, non so, partivo sesto, alla prima curva sono sfilato terzo, dopo la seconda curva di Lesmo, sempre nel primo giro, si rompe, la macchina si spegne, non mi ricordo cosa succede. Ci sono delle cose, purtroppo, a quell'epoca, l'epoca che ho vissuto io, la Formula 1 era ben diversa da quella di oggi. Le macchine, insomma, sapevi quando partivi, ma non sapevi se arrivavi, perché la macchina non sempre era affidabile. Oggi invece devo dire che le macchine sono affidabilissime. A Monte Carlo nel 2000 eri secondo, partito in prima fila, e poi Schumacher, poi ti sei ritirato prima, poi Schumacher che era primo si ritirò anche lui, quindi se fossi arrivato in fondo probabilmente avresti due vittorie a Monte Carlo. Quante gare ho perso a pochi giri alla fine, non so, il Canada, ero terzo, si è rotto non so che cosa, ma ora ne ho fatte troppe di gare per ricordarmele tutte. Fossi stato nella Formula 1 di oggi, forse, non lo so, avresti ottenuto qualcosa in più senza questa variabile dei ritiri, o comunque quasi, quasi nulla. Come ho sempre detto, è praticamente impossibile paragonare dei piloti di oggi a quelli di domani o a quelli che sono stati prima, perché le epoche sono diverse, quindi è impossibile paragonarli. Certo. Sì, esatto, è lo stesso discorso che viene fuori spesso tra chi sia il più grande, tra Schumacher, tra Hamilton, tra Senna, Fangio, e sono epoche talmente diverse che fare un paragone sarebbe anche ingiusto nei confronti di chi ha corso in quell'epoca lì. Jarno, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, sei stato super disponibile, è stata veramente una serata bellissima per noi, grazie, e in bocca al lupo per il futuro, anche per tuo figlio Enzo, speriamo di vederlo presto su palcoscenici più grandi. Grazie a tutti e crepi il lupo e buona serata. Ciao, grazie mille. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.